like who? All hail to the top, bad bitch on the block like who? Not a man, not a guy, yes a queen, yes a boss like who? All hail to the top, bad bitch on the block like who? Il Brindisi si prepara alla sfida con il Barletta in programma domenica pomeriggio alle ore 15 allo stadio Franco Fanuzzi, una gara molto importante per la formazione biancazzurra, uno scontro diretto per il vertice di questo campionato. La squadra adriatica vuole lasciare alle spalle le polemiche dei giorni scorsi e guardare con concentrazione alla prossima e alle prossime sfide, perché dopo Barletta ci sarà Fasano in trasferta, due gare importanti e crocevie per il cammino Brindisi. Vado a salutare gli ospiti in studio in questa nuova puntata di Passione Brindisi, il vicepresidente della società adriatica Damiano Pozzessere, ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. E ben trovato anche al collega Gianluca Greco. Mandiamo, ciao Gianluca. Buonasera. Mandiamo come sempre anche un saluto a Cristina, che ogni tanto ci abbandona, ma che torna ovviamente venerdì prossimo sempre presente qui con noi in Passione Brindisi. Ripercorreremo in questa prima parte di trasmissione la conferenza stampa che martedì scorso il presidente Arigliano con il socio Teddy Arigliano e con il direttore generale Valentini hanno effettuato allo stadio Franco Fanuzzi. Vi proporremo dei frammenti di una lunghissima conferenza per analizzarli insieme, per coinvolgere anche il vicepresidente che per problemi lavorativi non era presente a quella conferenza, e poi ci dedicheremo interamente a questa sfida in programma domenica al Fanuzzi contro il Barletta. Prima di andarlo a sentire nei vari frammenti sia il presidente e il direttore Valentini, ti chiedo qual è la tua idea, come hai visto i contenuti, la tua impressione su questa conferenza stampa. Sì, io ho rivisto la conferenza stampa, chiaramente sia io che il resto della società era allineato con le parole del presidente Daniele Arigliano e del nostro direttore generale. Condivido appieno i contenuti della conferenza e credo che debba essere interpretata per il momento che stiamo vivendo calcistico, e va preso ogni singolo passaggio che abbiamo fatto con le dovute proporzioni. Ecco Gianluca, tu invece che idea ti sei fatto? Probabilmente ci ha un po' spiazzato, perché ci aspettavamo sicuramente una conferenza decisa, diciamo così, da parte della dirigenza brindisina. In particolare ci aspettavamo l'appello per la gara di domenica. Tu sei rimasto un po' sorpreso, ti aspettavi questi contenuti? Sì, diciamo c'è stata una sorta di strigliata, ecco, se vogliamo dire, una strigliata non alla squadra, ma alla città, alla tifoseria in generale. È una strillata che parte dal rammarico che è stato espresso dal presidente e da Valentini per alcuni commenti soprattutto su Facebook, immagino, che a loro dire erano stati troppo aspri forse nei confronti della squadra per la prestazione di domenica scorsa. Quindi una strillata per questo tipo di commenti che hanno visto sui social, e poi anche una sorta di chiamata alle armi, se così la possiamo definire fra virgolette, in vista della partita di domenica prossima, un invito a raggiungere lo stadio, il Fanuzzi, diciamo, dai toni sicuramente belli tosti, decisi. Diciamo, la notizia è stata, ma non c'erano molti dubbi da questo punto di vista, in realtà la conferma della piena e totale fiducia nei confronti di Danucci, si è stato assicurato che fine stagione resterà l'allenatore del Brindisi, e appunto questa strigliata. Ecco, se poi su questo, tanto fra poco sentiremo anche i passaggi, li approfondiremo nel dettaglio. Sì. Allora andiamo a sentire la prima parte delle dichiarazioni del presidente Daniele Arigliano. Ascoltiamo. Il problema poi che le piccole, passatemi il termine, delusioni, purtroppo arrivano proprio da chi
probabilmente ti dovrebbe dare una pacca sulla schiena e rincuorarti, ovvero il brindisino medio. E questo mi rammarica perché non posso non pensare che io non vengo da Canicattì, sono di Brindisi, ve lo giuro. Posso non pensare che gli anni scorsi, per 20 anni di questo periodo, si parlava di giocatori fuori dalle case, giocatori non pagati, vertenze, cause, soci che si gettavano letame sui giornali e sui social. Presidenti che minacciavano dimissioni, probabilmente avrebbero fatto bene a darle. Però poi in qualche diretta Facebook, sui social o sulla nostra pagina c'erano 150 Pep Guardiola, 150 Ancelotti e un centinaio di Capello vecchio stampo pronti a dire, dare, fare. Il fattore Fanuzzi non diventerà mai un fattore fino a quando avremo 1.000 leoni da tastiera e 300 tifosi. Non diventerà mai un fattore fin quando avremo 200 abbonati e pretendiamo anche di entrare da portoghesi. È come se io dicessi 1.000 parole a questo signore alla mia destra e poi alla fine gli dico: forza, come forza? Prima mi distruggi, me ne dici di tutto e di più e poi mi dici forza. Io forza lo dico a mio figlio quando corre, inciampa e cade, quando si rialza gli dico: forza. O quello vuol dire dare forza. Se poi forza Brindisi è un abitué, dirlo forza Brindisi giusto per far vedere che siamo brindisini, ma fino ad allora abbiamo detto di tutto e di più, e allora ci vedo anche un pizzico di ipocrisia e indubbiamente vedo un po' di cattiveria nei confronti di questa società. Una società che non lo merita. Una società che probabilmente sta facendo pure troppo per quello che sono gli afflussi in questo stadio. Questa è la prima parte che è un riassunto di quanto abbiamo sentito in conferenza. Fra poco sentiremo sia una seconda parte del presidente Arigliano, ma anche quello che ha dichiarato il direttore generale Valentini. Io prima fuori onda parlavo con il vicepresidente e devo ammettere una mia pecca, quindi chiedo il supporto anche di Gianluca. Non essendo io social con i miei mezzi, ho poca, non dimestichezza, però non leggo tutti questi commenti e quindi ho una visione non totale di quello che possa essere stato detto in questi giorni, in questo periodo, nel post gara con il Matera. Quindi Gianluca, chiedo anche il tuo supporto se tu hai avuto comunque una percezione eccessiva di critiche, di prese di posizione social nei confronti in particolare della squadra. Ma guarda, vabbè, chiaramente a caldo, dopo la partita di domenica scorsa, dopo la sconfitta, a caldo chiaramente poi il tifoso parte con i commenti, forse senza neanche tanto ragionarci dopo perché si fa trascinare dalla rabbia del momento. Sì, in effetti c'erano parecchi commenti critici nei confronti della squadra, nei confronti della conduzione tecnica e sono quei commenti che hanno poi, no, innescato in buona parte questa conferenza stampa, perché c'è stato un riferimento da parte Sì. del presidente ai commenti che sono stati fatti sui social network, commenti diciamo negativi nei confronti della prestazione, con critiche che in effetti in alcuni casi erano state abbastanza anche forti, aspre. Non ho visto però, se c'erano state, non lo so, se c'erano, mi sono sfuggite critiche nei confronti della Società. società. Quello no, sinceramente non ho visto un atteggiamento negativo da parte dei tifosi, anche no, dei più critici per la prestazione, per quello che era appena accaduto, nei confronti della società. Segno che evidentemente la fiducia da parte della tifoseria c'è ed è totale, perché quelle sono, no, le classiche situazioni in cui si può manifestare il malcontento contro tutti e tutti. Invece la società mi sembra che non sia stata in alcun modo lambita dalle critiche che si sono focalizzate soprattutto sulla parte tecnica, sulla partita, sulla prestazione di alcuni giocatori, sulle scelte dell'allenatore. Ecco, Damiano, a te personalmente, ma anche perché ovviamente come ha detto la società ne avete parlato, cosa ha colpito, cosa ha deluso maggiormente di queste prese di posizione social? No, il concetto è uno soltanto. Se le critiche vengono mosse al gruppo squadra del Brindisi Calcio, per noi
che viviamo questa squadra come, come mi ripeto, una grande famiglia, quello che ci viene a creare è proprio la volontà forzata di difendere, di difenderla sotto tutti i punti di vista, perché probabilmente queste critiche mosse nel post partita, rivolte al mister piuttosto che ad alcuni dei nostri atleti, hanno fatto in modo che noi stessi in prima persona li difendessimo, perché vivendo la squadra giorno per giorno sappiamo tutto il sacrificio, tutto l'impegno che la squadra stessa ci mette, tralasciando il fatto che la prestazione di domenica sicuramente non è stata delle migliori. Continuo a vedere il Brindisi in tutte le partite che ho visto, e praticamente tutte, sempre propositivo, sempre che ti dà la sensazione di poter far gol da un momento all'altro. Non ho mai visto la squadra soffrire particolarmente. Poi ogni partita è fatta di episodi che possono essere favorevoli o sfavorevoli, ma l'intenzione da parte nostra era proprio quella di puntualizzare il fatto che c'è piena fiducia nel nostro staff tecnico, proprio in virtù di quello che noi stessi vediamo durante tutte le partite della nostra squadra. E allora andiamo ad ascoltare la seconda parte della sintesi delle dichiarazioni del presidente Arigliano. Non dobbiamo rimanere male se poi sui vari social postano uno stadio a Barletta con 5.000 tifosi. No, il Barletta sulla carta, che la carta rimane sempre carta, è una squadra addirittura meno qualitativa della nostra, sulla carta. Oggi si trova a pari punti con noi, e io posso anche immaginare che oltre che un'ottima gestione da parte del presidente e del suo staff, probabilmente ci sia uno stadio che spinge e sospinge una squadra in trasferta in casa. Invece noi l'altro giorno siamo andati a Matera, peraltro una trasferta molto molto abbordabile, neanche 2 ore di strada, dove per giunta non è un paesino dove dici vabbè vai che fai, una cittadina dove si poteva passare la mezza giornata con la famiglia e recarsi allo stadio, poche famiglie. Noi cerchiamo di portare le famiglie allo stadio, ma se poi il papà e la mamma di questa famiglia non danno seguito a quello che la società sta facendo, non rimane nulla. Però quel papà, appena l'arbitro fischia, sta là sul computer a scrivere, a fare da una parte là, poi sempre gli stessi. Io ho una decina di persone che sono da psicologo, sono le persone che a settembre dicevano vai presidente, forza, portaci in serie B, non C, B. Sono gli stessi che oggi mandano messaggi dove tu dici qui sto pacci, proprio in brindisino, no? Che ogni tanto ci sono 1.000 parole da poter dire in italiano, ma poi in 3 parole in dialetto simpatiche uno traduce quello che vorrebbe dire in un poema. Questi sono pacci, perché o all'epoca ti sei fatto prendere dall'entusiasmo e quindi devi farti vedere, perché con il mercato di agosto e settembre se devi prendere l'entusiasmo e dici portaci in B vuol dire che non stai bene, oppure oggi ti ha morso il cane e ti ha preso la rabbia, perché è impossibile che tu sia la stessa persona che oggi dici caccia via tutti, fai. Brindisi ha dei tesserati che fino a quando saranno nostri tesserati, chi oserà dire una parola di troppo sul nostro tesserato è come se la sta dicendo a me. Seconda cosa, Brindisi ha uno staff tecnico, sanitario e logistico, come ho detto prima, di primo livello, ha un allenatore che sarà l'allenatore del Brindisi fino al 30 giugno del 2023. Poi, se qualcun altro può pensare qualcos'altro, non è difficilissimo avere un club da D, ti serve giusto qualche 100 euro di troppo per poter avere un club e prendere le giuste decisioni, ma il fattore più grande dobbiamo mettercelo in testa, deve diventare lo stadio comunale Franco Fanuzzi, altrimenti come l'altro giorno in maniera anche un po' dura ai nostri ragazzi abbiamo detto che così la guerra non la vinciamo, neanche così vinciamo la guerra con 1.000 persone di cui 200 figli di, amico di, cugino di, tesserato di, che si vogliono intrufolare. Queste le parole del presidente Arigliano, fra poco sentiremo anche quelle del direttore generale Valentini. Gianluca, primo aspetto che ti chiedo è quello un po'
umorale, no, dei tifosi è sempre stato così, probabilmente così anche in tutte parti d'Italia, dalla Serie A alla Sì. terza categoria. Anche l'umore del tifoso brindisino, l'abbiamo detto in tantissime situazioni, è molto legato a questo. Si esalta facilmente e si deprime facilmente. Guarda, il tifo da un certo punto di vista è una malattia anche per questo, perché ti fa perdere il raziocinio. Quindi nella vittoria ci si esalta oltremodo e poi nella sconfitta, anche se questa sconfitta, no, dovesse arrivare dopo un periodo di una striscia di risultati positivi, ti abbatti, demoralizzi al punto tale da lasciarti andare in commenti che magari se ci ragionassi su altri per un paio d'ore non faresti. Per esempio, seguo le bacheche social anche di altre squadre di Serie A. Un esempio banale: dopo la sconfitta del Milan contro la Cremonese c'erano tutti i tifosi che volevano cacciare Pioli, per dirti, no? Fino a che punto può arrivare il tifoso. Quindi questo vale a Brindisi come vale in tutte le piazze. Per quanto riguarda la presenza dei tifosi allo stadio, che è l'altro aspetto che ha sottolineato il presidente, non so, la media di quest'anno sarà intorno alle 1.500-2.000, fra 1.500-2.000 più o meno, grosso modo, insomma. Diciamo, io voglio vedere l'aspetto positivo, è già un importante passo in avanti rispetto all'anno scorso, quando a mille spettatori, non so se ci siamo mai arrivati, ma la media sarà stata di quanto, 600 presenze l'anno scorso. Quindi già, diciamo, un miglioramento da questo punto di vista c'è stato. Io capisco che la società voglia vedere ancora più gente, ancora più presenze al Fanuzzi, perché è una spinta importante, anche da un punto di vista economico sarebbe un sostegno importante per la società. Però proprio tornando all'aspetto morale del tifo, purtroppo inevitabilmente le presenze allo stadio sono legate ai risultati, che poi tutto sommato alla fine non stanno neanche mancando quest'anno, Sì. perché il Brindisi è lì, Sì, è terzo. è terzo e a pochi punti dalla prima. Diciamo, tutto sommato, se guardiamo lo storico dell'ultimo ventennio di medie di presenze nel campionato di Serie D, siamo più o meno in linea con la media storica, escludendo chiaramente i picchi clamorosi che si sono avuti ai tempi di Salucci, l'anno della promozione dei Barretta, ed escludendo i picchi più bassi come quelli delle ultime stagioni. Che per dovere di cronaca escludiamo dai 20 anni citati prima dal presidente Arigliano, ma fra poco li citerà anche il direttore generale Valentini. Sono state purtroppo non lunghissime annate della storia del calcio biancazzurro, però in particolare ovviamente quello della gestione Barretta non si può imputare a problemi economici, No, no, assolutamente. vertenze e compagnia bella, quindi è giusto anche specificarlo, anche perché anche lì parliamo comunque di una famiglia brindisina e che quindi è corretto sottolineare. Vicepresidente, sull'aspetto tecnico, no, fra poco ci tornerà anche il direttore Valentini, è vero anche, prima parlavamo, no, degli aspetti morali, dei tifosi, eccetera, che però comunque il calcio è sempre legato, no, ai risultati, e l'augurio di tutti è quello che vada tutto bene, che il Brindisi le vinca tutte fino alla fine della stagione, vinca il campionato, però non è mai matematico questo e poi ogni analisi va sempre redatta nel contesto e nel momento giusto e in quello che può avvenire. È ovvio che il pensiero della società e della squadra e di tutti deve essere che vada tutto fatto bene, però come sempre poi tutto dipenderà dai risultati. Sull'aspetto tecnico, credo che nessuno si poteva aspettare che il Brindisi Vincesse tutto. vincesse tutte le partite. È chiaro che molto dipenderà dalla gestione dei momenti, come ha detto il direttore generale. Quindi, noi, la cosa più importante è che noi siamo sempre lì, che siamo sempre a lottare per quello che è il nostro obiettivo, che è quello di migliorare sicuramente la stagione precedente. E non perdere mai il passo con chi in questo momento ci precede. Però sul migliorare la stagione precedente ti devo fermare forzatamente, perché andiamo a sentire la prima parte del direttore generale Valentini, che era stato un fautore estremo del migliorare il decimo posto della scorsa stagione, ma che invece in conferenza stampa ha parlato in maniera netta e decisamente diversa. Ascoltiamo. Oggi
e lo dico a tutti così che sia chiaro, visto che il Presidente mi ha dato la forza di dire questo. Oggi io credo di avere due certezze nella vita. L'amore per la mia famiglia e che Ciro Danucci è il migliore allenatore che ci sia in questo campionato. E allora, siccome fino ad oggi io vi ho detto che il nostro obiettivo era migliorare il decimo posto, dico a tutti coloro che dicono che dobbiamo mandare via questi giocatori, che dobbiamo cambiare l'allenatore, segnatevi giorno e ora in cui vi sto dicendo questa cosa. Questo campionato lo vince il Brindisi. Segnatevi giorno e ora in cui ve lo sto dicendo. Però sappiate che io mi ricorderò nome e cognome di chi diceva che Ciro Danucci è un incompetente, che va mandato via, che i nostri giocatori non valgono niente, che ci sono problemi nello spogliatoio. È stato sufficiente che Santoro dimostrasse un po' di malessere durante la sostituzione. Nella partita successiva non ha giocato perché era infortunato, non ci hanno dato neanche il tempo di comunicarlo e leggevo, mi girava il nostro responsabile della comunicazione i commenti. Santoro è fuori rosa. Voi siete fuori di testa, non fuori rosa. Io leggo e vedo delle cose assurde, ma io chiedo alla città di Brindisi, ma non vi siete stancati di vedere vincere sempre gli altri? Non vi siete stancati di vedere vincere sempre il Francavilla? Con tutto l'affetto che ho per Francavilla, che è un pezzo della mia vita importantissima. Non vi siete stancati di vedere che i big match si giocano a Monopoli? Non vi piacerebbe vedere Brindisi su Sky finalmente? Non siete dotati di un po' di amor proprio? Sono andato io da Mesagnese davanti ai microfoni di una TV campana per difendere la città di Brindisi. E la risposta dei brindisini qual è? Che alla prima sconfitta a Matera, è vero, abbiamo fatto male. Abbiamo fatto molto male, non ci nascondiamo. Non ci nascondiamo e ci mettiamo sempre la faccia. Ci mettiamo sempre la faccia. Però è assurdo che una città che negli anni passati, come ha detto giustamente questo uomo folle che io affianco, perché questo qua è un folle quello che io affianco, questa città a ottobre era già morta. L'unica risposta plausibile, l'unica, dovrebbe essere quella di avere un Fanuzzi ribollente di passione e di amore domenica. Un Fanuzzi che finalmente con i fatti, una città che finalmente con i fatti risponda presente. Nella vita c'è un momento in cui bisogna prendere e un momento in cui bisogna dare. Questa città adesso deve dare, parlare di meno e dare di più. Queste le dichiarazioni, diciamo, piuttosto chiare da parte del direttore generale Valentini, vicepresidente, migliorare il decimo posto non è più un obiettivo. Allora, io credo che il concetto che voleva esprimere il nostro direttore generale non era soltanto rivolto ai tifosi in generale, era un modo anche per spronare i nostri ragazzi a rendere il massimo, perché noi vorremmo che tutti quanti, tutti insieme, tifosi e atleti, possano dare veramente più di quello che è nelle loro potenzialità, perché ci teniamo tantissimo, questo è tutto calore che magari sfocia in frasi forti come quelle che ha usato il nostro direttore, però il concetto è quello, lavorandoci tutti i giorni, impegnandoci tutti i giorni, vi posso assicurare che il lavoro che c'è dietro è impressionante. Io da non gran conoscitore del mondo del calcio vi posso dire che Brindisi oggi ha un'organizzazione veramente impeccabile, è un lavoro veramente importante, quindi credo che il messaggio era veramente un monito per spingerci oltre l'ostacolo. Indipendentemente dal risultato sportivo che otterremo, noi vogliamo che i nostri atleti e la nostra città sia orgogliosa di tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora. Ecco, Gianluca, sicuramente
nei vari commenti che tutti noi abbiamo fatto, nessuno ha creduto che il Brindisi potesse arrivare ovviamente ottavo, no, nono per certo, migliorare il decimo posto dell'anno scorso, ma che potesse competere comunque nei primissimi posti della graduatoria. Oggi però possiamo dire che ufficialmente comunque l'asticella si è alzata nelle aspettative. Sì, diciamo ufficialmente sì, perché Valentini ha rotto l'indugi. Cambia solo l'ufficialità, però era un pensiero che poi sì, era comune. Per la prima volta è stato detto in maniera proprio plateale, ecco, diciamo così, in maniera pubblica, sono stati rotti gli indugi, dato e tratto puntiamo a vincere il campionato, ma era chiaro che l'obiettivo era quello, era il segreto di Pulcinella. Giustamente la società in estate ha voluto viaggiare con i fari spenti, non ha voluto fare proclami, e questo è giusto, lo condivido, per non creare false aspettative magari, però è evidente che quella era una squadra che è stata costruita con giocatori di quel livello, di quello spessore, per vincere il campionato. Non c'era dubbio che la società puntasse quantomeno a giocarsi il primo posto. Poi puoi vincere, non vincere, ci sono mille incognite nel calcio, lo sappiamo. Però l'importante è stare lì nelle prime posizioni e cercare di giocarsela fino alla fine. Poi, ripeto, ci sono altre squadre forti costruite per vincere, non sarà assolutamente semplice. Sarebbe già tanto riuscire a restare lì fra le prime verso i mesi di marzo, aprile, in maniera tale poi veramente da poterti giocare le tue carte fino a maggio-giugno. Allora, prima di concludere questa parte e poi avventurarci in maniera definitiva al derby con il Barletta che ormai si avvicina, ascoltiamo anche l'ultima parte dell'intervento del direttore generale Valentini in conferenza stampa. Quando qualcuno oggi, dopo 10 giornate, massacra il nostro allenatore e il suo staff tecnico, nella vita bisogna essere soprattutto uomini. Noi abbiamo scelto Ciro Danucci e il suo staff perché credevamo, e oggi che lo vediamo lavorare ogni giorno, lo crediamo molto, ma molto di più, credevamo e crediamo di avere in assoluto l'allenatore più forte di questo girone. Trovatemi una sola squadra, una, che ci abbia messo tatticamente alle corde. Io vi sfido e sfido chiunque a venirmi a dire che abbiamo trovato una squadra che tatticamente abbia imbrigliato il Brindisi. La schizofrenia, la mancanza di equilibrio non porta e non ha mai portato da nessuna parte. E mi stupisco come Brindisi non abbia ancora imparato la lezione, considerando che negli ultimi 20 anni in questa città si sono cambiati 1.400 presidenti, 4.000 direttori sportivi, 9.000 allenatori e non avete vinto mai. E se in questo momento stanno avendo delle difficoltà, evidentemente dobbiamo essere noi a trascinarli, deve essere il Fanuzzi a trascinarli, deve essere il pubblico, perché è troppo bello amare la propria moglie quando il matrimonio è idilliaco, la propria famiglia si protegge quando la famiglia è in difficoltà, e i nostri ragazzi li difendiamo fino alla morte. Questa era l'ultima parte, abbiamo fatto una sintesi di quanto visto e soprattutto sentito in conferenza stampa martedì. Fra pochi istanti ci dobbiamo fermare per un break pubblicitario, però prima voglio rapidamente fare un passaggio con sia il vicepresidente che con Gianluca Greco sulla gara con il Matera, perché non ne abbiamo parlato, sicuramente la delusione è stata tanta, soprattutto dopo quell'occasione iniziale che poteva presagire un Brindisi arrembante, invece poi non ce ne sono state grandissime occasioni di rilievo, neanche dopo il 2-1. Sì, sembra che dopo quel gol sbagliato all'inizio la squadra abbia reso meno rispetto a quell'episodio. È chiaro che alcune partite hanno dinamiche non calcolabili che purtroppo sfociano anche in prestazioni
non all'altezza delle aspettative. Poi anche dopo il 2-1 si avvertiva un attimo la sensazione di avere difficoltà a riuscire a portarla almeno sul 2-2. Sono quelle domeniche storte che ci auguriamo che non si ripetano più. Gianluca? Sì, diciamo, ecco, l'aspetto che più ha colpito è stata la mancanza di una vera reazione dopo il gol del 2-1. Ci può stare di andare sotto, però sai, una squadra che punta a vincere il campionato deve essere in grado di reagire anche nei momenti di difficoltà, e il Brindisi tutto sommato in questo campionato poche volte è andato in svantaggio, anzi sono più le volte che è andato in vantaggio, in alcuni casi poi ha subito il gol del pareggio. Quindi ecco, magari il prossimo step lungo il percorso di crescita che ci si aspetta da questa squadra e anche migliorare in questo, no? Nella capacità di reagire, di adattarsi alle situazioni avverse che si presentano nel corso di una partita, come è successo domenica scorsa a Matera. Poi chiaramente gli episodi sono decisivi. Se fosse entrata quell'occasione clamorosa all'inizio, non ho neanche capito bene come la palla sia stata respinta quasi sulla linea di porta, là cambia la storia della partita. Il calcio è questo. Noi ci fermiamo per un brevissimo break pubblicitario, poi seconda parte di Passione Brindisi, tutta dedicata a Brindisi Barletta. Seconda parte di Passione Brindisi, come avevamo anticipato ovviamente ci addentriamo a quella che sarà la gara in programma domenica. Intanto con il vicepresidente Damiano Pozzessere voglio anche un po' ripercorrere la parte organizzativa non semplice di questa gara. Ci si aspetta, come abbiamo detto più volte, una risposta importante di pubblico, saranno 500 i biglietti che sono già stati messi a disposizione invece dei tifosi barlettari. Sì, dopo un non misero impegno siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo, perché non era sicuramente semplice riuscire a convincere tutti gli organi preposti della bontà della festa sportiva domenica tra Brindisi e Barletta, perché sia noi che la società del Barletta che anche gli organi politici di entrambe le città hanno utilizzato tutte le loro risorse, tutte le loro forze per poter ottenere questo risultato. Spero che con tutto questo sforzo domenica ci sia davvero una festa dello sport e che lo stadio sia colorato adeguatamente, perché per noi è un valore aggiunto tutto questo e poi tra l'altro è uno dei nostri obiettivi, quello di coinvolgere quanta più gente possibile, di ripopolare di nuovo questo stadio che ha visto magari non 20 anni, ma ha visto tante delusioni che magari anche noi in prima persona abbiamo vissuto. Vorremmo che questo percorso di crescita
ci porti finalmente ad ottenere un risultato degno della squadra che rappresentiamo, della città che rappresentiamo. Gianluca, sicuramente le aspettative sono alte per vedere uno spettacolo in campo, ma anche sugli spalti. Beh, finalmente ci sarà un vero derby al Fanuzzi con tanti tifosi ospiti da un bel po' di tempo. No, che non si vede un settore ospiti, non dico pieno, ma quasi, perché ne può contenere un migliaio. Quindi 500 spettatori che vengono da Barletta comunque sono veramente tanti. Io sono convinto che al netto della delusione per la prestazione di Matera ci sarà un'importante risposta anche da parte del pubblico brindisino, perché la partita con il Barletta, un derby di questo tipo, è un richiamo forte che sicuramente porterà parecchia gente allo stadio. Difficile dire quanti, ma la risposta sono convinto che ci sarà. Nell'auspicio veramente che si assista a una bellissima domenica di sport e a una festa sugli spalti con cori, anche sfottò, diciamo, perché anche quelli fanno parte tutto sommato dello spettacolo, nella speranza che poi lo spettacolo, insomma, ci sia anche sul campo, ci si possa divertire anche sul campo. E proprio sulla risposta dei tifosi del Barletta ci colleghiamo con il collega Antonio Gargano, che proprio dalla città barlettana ci può fare il punto della situazione. Ciao Antonio, benvenuto innanzitutto. Buonasera Davide, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Ovviamente ti chiedo di partire da quello che dicevamo adesso, quindi da quale risposta ci sarà da parte del pubblico. Abbiamo seguito anche insieme le vicissitudini che hanno portato poi alla decisione di fornire 500 biglietti ai tifosi del Barletta, la scelta più volte ribadita dalla tifoseria organizzata di non essere presente per questa limitazione. Fra poco sentiremo anche l'appello di mister Farina, che cerca appunto di convincere la presenza del tifo anche a Brindisi. In questo momento qual è la situazione, qual è la risposta? Davide, ti dico la verità, in questo momento non c'è una grande risposta da parte del pubblico biancorosso, perché nonostante i 500 biglietti si era fatta richiesta di un settore di 1000 posti, quindi non soddisfa la richiesta del pubblico biancorosso la decisione di dare 500 biglietti della curva nord del Fanuzzi. Quindi in questo momento ti posso garantire che i gruppi ultras del Barletta non partiranno al seguito della squadra, ci sarà soltanto una sparuta presenza di tifosi non organizzati al seguito del Barletta la domenica a Brindisi, e domani ci sarà invece la rifinitura in cui i gruppi organizzati saranno presenti all'allenamento alle 10 per dare l'ultimo incitamento, l'ultimo supporto alla squadra di mister Farina prima della partenza per il Fanuzzi. Quindi ti posso dire sicuramente che la presenza non andrà verso il sold out, come si poteva già sperare dalla messa in vendita dei biglietti. Abbiamo un po' sentito alcune rivendite che si stavano occupando appunto della vendita dei biglietti, parliamo di poche decine di italiani venduti fino a questo momento, quindi ti posso già dire che non si andrà verso un tutto esaurito del settore ospiti, ma davvero pochissime presenze da parte di alcuni tifosi non organizzati appunto. Quindi questo è il quadro in vista di domenica. Ciò non toglie che però l'entusiasmo in città per questa partita è davvero altissimo, considerando anche il fatto che il Barletta viene da ottimi risultati, in particolare in trasferta, visto quello che è successo anche a Cassarano, perché per il Barletta sono stati due punti persi, quelli del Capozza, e quindi c'è grandissima fiducia in vista della sfida di domenica. Allora, noi andiamo a ripercorrere un po' cos'è stata la storia di Brindisi Barletta con questo servizio che dà un po' di dati, di statistiche di questa gara. Ascoltiamo. Sarà il derby numero 50, quello in programma domenica pomeriggio allo stadio Franco Fanuzzi tra Brindisi e Barletta, che dal 1945 a oggi si sono scontrate ben 49 volte, 46 in campionato e 3 in coppa, con i biancorossi che rappresentano una sorta di tabù nelle statistiche per la squadra biancazzurra, nel conteggio complessivo ma non nell'impianto adriatico. I barlettani infatti si sono imposti complessivamente in ben 22 occasioni, 15 sono stati pareggi e 12 le vittorie dei brindisini. A Brindisi però sono 25 le partite
partite disputate con 11 vittorie del Brindisi, 7 pareggi e 7 vittorie del Barletta. Andando a spulciare tra le sfide si ritrovano aneddoti e curiosità sicuramente interessanti. L'ultima sfida in ordine cronologico è avvenuta nella stagione 2018-19 nel campionato di eccellenza, con il Brindisi che si impose per 2-1 nel match di ritorno contro il Barletta, ed a realizzare una delle due reti brindisine fu Anthony Pignataro, attuale attaccante barlettano e protagonista dell'esaltante scorso campionato, ex non solo per aver indossato la maglia biancazzurra, ma anche perché brindisino di nascita. Per trovare l'ultima vittoria bianco-rossa al Fanuzzi di Brindisi dobbiamo tornare invece al novembre 2007 con la vittoria di misura del Barletta firmata da Savino D'Aleno, storico capitano barlettano ed attuale collaboratore esterno della società, ma anche ex calciatore del Brindisi, anche se protagonista di una pagina buia del calcio biancazzurro. Storico anche il clamoroso pareggio del Barletta per 2-2 nel novembre 2009, arrivato nell'ultimo secondo di un interminabile aggiuntivo recupero della gara. Tante le emozioni che il derby tra Brindisi e Barletta ha fornito negli anni e che tutti sperano possa aggiungere domenica una nuova pagina di sport e divertimento. Abbiamo riacchiuso un po' i ricordi, vicepresidente, per chi no come te ha seguito la squadra prima da brindisino, da tifoso, ora anche da dirigente, è sicuramente un derby che porta alla mente tante emozioni. Sì, è una partita non casuale, certo, è importante per la nostra tifoseria, è importante per la nostra città, è importante anche per la loro, quindi una partita che sicuramente racchiude al suo interno tanti ricordi nostri, personali, che comunque a volte ci hanno fatto gioire tanto, qualche volta una sofferenza importante, però... Mi spiace che il tifo organizzato del Barletta non segua questa partita, perché davvero probabilmente non si è consci dell'impegno che sia noi che la società Barletta abbiamo profuso per ottenere questi tagliandi. In questo periodo molto particolare, andare a creare la fiducia da parte degli organi di sicurezza, che ufficialmente ringrazio, ed ottenere questa concessione di questi 500 tagliandi è stato credo uno sforzo importante. Non condivido la loro decisione, però ne prendiamo atto e ci aspettiamo che comunque almeno il nostro pubblico possa rispondere in maniera molto positiva, perché come dicevano il presidente e il direttore generale in conferenza stampa, dobbiamo far sì davvero che questo stadio diventi per noi una marcia in più, come accade in alcuni altri stadi. Per far questo abbiamo bisogno che, oltre che dei nostri strepitosi tifosi della curva organizzata, anche di tutte quelle famiglie, di tutte quelle persone che prima popolavano il nostro stadio e che oggi pian piano, con un passettino alla volta, si avvicinano a noi. Vorremmo che questi passi comincino a diventare sempre più importanti e raggiungere delle soglie, delle medie di spettatori che fanno sentire la loro presenza all'interno dello stadio in ogni nostra partita. Antonio, questo è un obiettivo che invece il Barletta ha raggiunto grazie ovviamente a una stagione esaltante in cui si è vinto tutto quello che era possibile vincere lo scorso anno dopo tantissimi anni difficili, il ritorno allo stadio, davvero probabilmente uno degli anni con il più grande entusiasmo che si sta vivendo da tantissimo tempo a Barletta, questo lo si percepisce, no? Oggi tu hai girato in città, ma lo si percepisce anche poi nell'ambiente, nella squadra. Assolutamente sì, Davide, ma molto fa anche il fatto che si è riaperto lo stadio Cucchini dopo 7 anni, quindi il periodo dell'eccellenza in cui il Barletta non ha giocato praticamente in casa, è stato in esilio, prima al Manzi-Chiapulin, che è il secondo impianto della città, e poi addirittura a Canosa, aveva creato un po' di allontanamento. Invece anche con la riapertura della nuova struttura sportiva, questo ha permesso anche di riavvicinare migliaia di tifosi che si erano un po' allontanati, complici anche poi i risultati, si è arrivati ad una capienza importante, nonostante la gradinata sia aperta ad intermittenza con delle ordinanze del sindaco Cannito,
questo la dice lunga anche su quello che è il seguito in città, quello che è il seguito anche in trasferta. Abbiamo visto trasferte importanti come quella di Cava dei Tirreni, ma anche trasferte limitate come quella di Casarano, in cui magari il balletto avrebbe potuto portare anche qualche persona in più rispetto a quelle decine di persone che sono andate al Capozza. Però sicuramente l'impianto Puttilli dice tanto su quello che è l'entusiasmo del Barletta, perché ha numeri davvero da categoria superiore. Dispiace anche a me sinceramente per quella che sarà la decisione degli Ultras di non seguire la squadra domenica al Fanuzzi. Sono d'accordo anche con il vicepresidente, perché tutte le partite sono uguali, ma alcune partite sono meno uguali di altre, e sicuramente il derby del Fanuzzi lo è in tal senso. Sarebbe stato importante vedere lo stadio pieno. Io credo che il Brindisi riuscirà a ottenere un'affluenza importante, credo che comunque la squadra lo meriti. Ho seguito anche la conferenza stampa del presidente Arigliano martedì, quindi inizio settimana, dopo la sconfitta contro il Matera. Secondo me è lo spirito giusto che si sta creando a Brindisi, e rivedo anche in quelle dichiarazioni l'entusiasmo che si sta vedendo anche nella dirigenza del Barletta. Secondo me anche il pubblico deve cercare di percepire questa situazione qui. Mi permetto di fare un paragone con un'altra squadra che sta cercando di lottare per il vertice, il Casarano. Siamo stati al Capozza in tribuna, abbiamo visto una tribuna che spesso e volentieri rumoreggiava contro la squadra. Io sinceramente non ho visto un atteggiamento molto positivo da parte della tribuna del Capozza, e credo che nei momenti più difficili della stagione sia importante da parte della tifoseria organizzata e non cercare di spingere la squadra, che comunque è importante, ha dei valori tecnici di livello, però in certi momenti in cui magari fa fatica c'è bisogno di una spinta in più. Quella spinta può arrivare soltanto dal pubblico, quindi credo che il Brindisi nella partita contro il Barletta riuscirà a trovare quella spinta in più, ma anche il Barletta, pur con il settore vuoto, credo che abbia percepito che differenza faccia avere una tifoseria del genere al suo seguito. Quindi credo che anche il silenzio del settore ospiti di domenica sarà sufficientemente assordante da rimbombare nella testa dei giocatori e permettere a loro di fare una grande partita. Allora Antonio, andiamo ad ascoltare, come dicevamo prima, le dichiarazioni oggi in conferenza stampa di mister Farina, che ha presentato il match, ha risposto anche in parte al direttore generale Valentini, ha analizzato il momento del Barletta. Ascoltiamo. Noi abbiamo avuto un profilo basso, ma proprio nei fatti abbiamo confermato 60% della squadra eccellenza, abbiamo preso 3-4 giocatori importanti. Ma sicuramente il Brindisi è una di quelle squadre che ha puntato direttamente a vincere il campionato, e non me l'aspettavo. Però sicuramente a loro saranno andate alcune partite storte, come è capitato anche a noi, no? Anche perché noi, secondo me, potevamo tenere anche qualche punto in più, però adesso ci dobbiamo prendere quello che ci ha dato il campo, e con grande rispetto andiamo a Brindisi e andiamo a farci la nostra partita. No, a me erano parecchi anni che non mi capitava di ascoltare un dirigente del Brindisi che ha detto che martedì che la partita domenica già era vinta. Poche volte mi è capitato di sentire gente che hanno vinto la partita 5 giorni prima di farlo. Mo ha degli elementi importantissimi, si fida tantissimo della sua squadra, però ha fatto una dichiarazione fortissima, proprio che io nella mia trentennale carriera non avevo mai sentita, anche perché io, anche quando gioco contro le squadre che stanno proprio tantissimi punti da me, c'ho un profondo rispetto, però mi fa piacere che sia convinto, speriamo bene. Io penso che noi addetti ai lavori rispettiamo sempre l'avversario, perché fa parte proprio della cultura sportiva. Penso che noi la stiamo preparando con grandissimo rispetto del Brindisi, conosciamo i tantissimi lati forti e qualche piccolo difetto che ognuno di noi ha, ogni squadra ha, e penso che la stessa cosa stia facendo il mio collega, perché comunque è alla base proprio dello sport. No, noi ci arriviamo bene perché veniamo da una vittoria importante contro una grande squadra. La Forlì è veramente una grande squadra, a me mi ha impressionato, soprattutto nell'inizio partita, poi con alcune contromisure siamo riusciti a venirne a capo. Però veramente questo è un campionato straordinario, bellissimo, perché tutte le partite si devono giocare alla grande e noi ci arriviamo con il piglio giusto. Tutti voi avevate detto che queste 4 partite sarebbero state un po' il crocevia del campionato. Io vi avevo preannunciato che non è così, che tutte le partite sono importanti. Io penso che adesso, alla 17ª, diciamo, mancano 7 partite per la sosta natalizia, e là sarà un campionato ben delineato. Quindi diamo importanza alla partita di domenica
e concentriamoci esclusivamente sulla singola partita, perché per noi la prossima è sempre la più importante. La tifoseria ci ha trasmesso già dopo 20 minuti di domenica l'importanza di questa partita, quindi e a me mi sta dando un po' fastidio il fatto di questa lotta a venire o non venire a Brindisi da parte della nostra tifoseria, perché noi siamo stati da solo a Casarana ed è brutto perché stiamo facendo un campionato importante. Tra l'altro vorrei ringraziare i sindaci delle città di Barletta e Brindisi, le dirigenze, il nostro presidente, il presidente Loro, che veramente hanno fatto sì che ci fossero 500 tifosi ospiti, quindi in tutti gli stadi d'Italia c'è limitazione di posti, no? Anche se si va a giocare, mi sembra che l'Inter sia andata a giocare a Barcellona, aveva 200 posti a disposizione, quindi io mi auguro che i tifosi ci pensano e vengano, perché noi abbiamo bisogno di loro, lo dico con tutto il cuore, e mi dispiacerebbe se non arrivano. Noi scendiamo sempre in campo per vincere, però andare da soli a fare queste trasferte o con pochi tifosi non è bello, però noi daremo il massimo come sempre, anche questo sarà da stimolo per fare una grande prestazione. Queste le dichiarazioni di mister Farina. Gianluca, al di là delle scaramucce, no, che fanno parte anche queste del clima derby, poi alla fine vediamo da entrambe le parti, no, che tutti cercano di girare a proprio favore anche, no, le situazioni di difficoltà e trovare quello stimolo in più, no? Il Brindisi nelle dichiarazioni del suo presidente e direttore generale, il Barletta adesso in questa risposta, no, del mister Farina, tutti cercano di dare degli stimoli in più che poi alla fine possono fare la differenza in un derby. Beh, è normale, guarda, i giorni che precedono appuntamenti di questo tipo sono caratterizzati anche, no, da schermaglie verbali, da dichiarazioni particolari. I derby cominciano giorni prima del calcio d'inizio, però poi una volta che l'arbitro fischia tutto questo svanisce ed è solo il campo a parlare e i 22 giocatori in campo. Io da questo punto di vista mi aspetto una partita veramente, veramente aperta e equilibrata. È una gara in cui non c'è una favorita, assolutamente. Sicuramente il Barletta verrà a Brindisi per fare la partita senza particolari timori, perché è una squadra che gioca, una squadra propositiva, lo fa in casa, sia in casa che in trasferta, e sicuramente verranno con questo atteggiamento anche al Fanuzzi. Lo stesso discorso vale anche per il Brindisi. Il Brindisi è una squadra che non ha nelle corde un calcio di tipo attendistico. Il Brindisi è una squadra che deve cercare di fare il suo gioco, altrimenti va in difficoltà. E quindi la squadra che riuscirà a reggere meglio la tensione, la pressione, a reagire meglio alle situazioni difficili che si presenteranno nel corso della partita sarà quella che potrà portare a casa i 3 punti. Antonio, dicevamo, abbiamo sentito alla fine mister Farina parlare più che positivamente dello stato di forma della sua squadra, sicuramente dal punto di vista mentale, di entusiasmo, di voglia, anche grazie all'ultimo risultato lo è. Dal punto di vista tecnico-atletico invece come arriva il Barletta a questa gara? Si porta sempre dietro, no, questa difficoltà di segnare poco, ma che fa da contaltare al fatto che Barletta comunque subisca anche poco. Beh sì, dal punto di vista della finalizzazione si va ad aggiungere anche il problema atletico, visto che comunque sia Lattanzio che Pignataro non sono al meglio della condizione e potrebbero partire entrambi dalla panchina. Va detto che però Farina ha trovato una certa quadra anche con i piccoletti dell'attacco, perché giocheranno probabilmente lo Iodice, la Vopa e Russo in zona offensiva, quindi si porta a partire con lo stesso 4-3-3 che si è visto già a Casarano e contro la Fragolese. È un po' il marchio di fabbrica più recente questo di mister Farina, perché ha dovuto anche ottemperare a quelle che erano le difficoltà fisiche dei suoi attaccanti, dei suoi centravanti, e ha trovato la quadra con Santerusso nelle vesti di prima punta, di falso 9 possiamo dire, però effettivamente ha cambiato anche il tipo di approccio che ha questa squadra nelle partite, in particolare in trasferta, perché contro il Casarano in particolare si è visto un Barletta rembante, ci si aspettava invece un Barletta un po' più attendista nei confronti di una squadra che ha un valore tecnico di assoluto spessore per quello che è il girone H di Serie D, e invece no, il Casarano nei primi 20 minuti ha fatto una fatica immane anche soltanto per superare la metà campo, quindi questo la dice lunga su quale sia il reale atteggiamento del Barletta sia in casa che in trasferta. Ma probabilmente quello che è emerso in queste settimane è questo, ovvero i biancorossi sono capaci di giocare con un piglio più rilassato i potenziali big match, chiamiamoli così, comunque squadre
che affronta quando affronta squadre di alta classifica, mentre le partite magari contro squadre più abbordabili che vedono il Barletta magari favorito, è una squadra, il Barletta, in cui si tende a giocare con una certa pressione in più, mentre quando si gioca nello scontro diretto, comunque un big match, sembra che il Barletta riesca a giocare con più tranquillità e con più serenità. Lo dimostra quello che si è visto contro la Fragolese, in cui le difficoltà non sono mancate, ma il Barletta ne è venuto fuori alla grandissima vincendo la partita, così come a Casarano. Veramente un bicchiere mezzo vuoto per i biancorossi quello che si è visto a Capozza. Ecco, abbiamo parlato un po' delle condizioni del Barletta, quindi chiedo anche al vicepresidente del Brindisi come arrivano i biancazzurri a questa gara, in particolare sulle condizioni di Vismara e Santoro, che con una settimana di differenza entrambi hanno avuto dei problemi muscolari, dovrebbero essere sulla via del recupero, se ci puoi dire qualcosa in più. Sì, Vismara credo che ce la farà al 100%. Per quanto riguarda Santoro, ci stiamo lavorando e il ragazzo si sta impegnando per cercare di recuperare in tempo per domenica. Vedremo domani il mister cosa deciderà. Ecco, Gianluca, tu invece dal punto di vista tecnico cosa ti aspetti da questa gara? Sicuramente la pressione principale della necessità di fare bottino pieno sarà sul Brindisi, però quindi di fronte invece che Barletta ti aspetterai? Sicuramente non un Barletta remissivo o rinunciatario, certo che no. Giocano fuori casa, sì, ma sono convinto che verranno al Fanuzzi per imporre il proprio gioco, le proprie idee tattiche per fare la loro partita. Tutto sommato, per il Brindisi può anche essere un bene il fatto di affrontare una squadra aperta che non si chiuda. Sicuramente potrebbe beneficiarne il gioco. Sarà una partita tosta, anche da un punto di vista agonistico probabilmente, come nelle migliori tradizioni dei derby, insomma. E io penso che già l'approccio potrà incidere molto, perché l'approccio di solito indirizza una partita in un verso o nell'altro. Ecco, per questo motivo io mi aspetto un approccio particolarmente aggressivo da parte del Brindisi fin dalle prime battute. Chiaramente sì, come dici tu, la pressione è soprattutto sulle spalle del Brindisi, perché un pari per il Barletta potrebbe anche andare bene tutto sommato, e il Brindisi invece è chiamato a riscattare la sconfitta di domenica scorsa, quindi è chiaro che sarebbe importantissimo vincere, anche perché per aumentare il clima di entusiasmo intorno alla squadra, soprattutto per quello. Ecco Antonio, tu invece che tipo di gara ti aspetti? No, queste gare alla fine possono prendere due pieghe, con la tensione, no, che prenda il sovrammento, quindi a discapito dello spettacolo, o comunque le due squadre che a viso aperto riescano a dare una visione di partita molto bella, accesa e viva anche dal punto di vista tecnico oltre che agonistico. Ma Davide, secondo me è difficile aspettarsi una partita in cui ci sia la paura di non perdere. Sono due squadre che impongono il rispettivo gioco, come si è detto, e secondo me la differenza, come ha detto Gianluca, la farà l'approccio, perché il Brindisi è una squadra che in questo momento, obiettivamente rispetto al Barletta, ha più le spalle al muro ed è più obbligata a vincere, ma ovviamente anche il Barletta non andrà al Fanuzzi per fare la partita difensiva o attendista. È una squadra che non è abituata a gestire il risultato, non è abituata a gestire l'avversario nella sua metà campo, quindi sicuramente vedremo anche un Barletta che sarà intenzionato a portare a casa i tre punti. È difficile fare un pronostico in queste partite, però secondo me l'intensità sarà altissima anche dal punto di vista agonistico, potrebbe sbloccarla un episodio. Secondo me è difficile vedere una squadra che riesca a sopraffare l'altra in maniera netta. Secondo me davvero bisognerà giocare sul filo del rasoio e affidarsi magari agli episodi. Sono due squadre che fino a questo momento si sono equivalse, non lo dice soltanto la classifica, ma anche il rendimento che si è visto in campo, nonostante poi i valori tecnici non siano esattamente gli stessi. Però davvero in partite di questo tipo, in cui anche la componente psicologica influisce parecchio, secondo me soltanto un episodio riuscirà a sbloccarla. Non vedo una partita con tanti gol come magari poteva essere il precedente del 2-2 del 2009, sicuramente per le ambizioni di classifica, per gli obiettivi e anche per la posta in palio, che è molto alta, per un discorso appunto di obiettivi di stagione. Non mi aspetto una partita da tanti gol, mi aspetto una partita con poche occasioni, però con una grande intensità agonistica. Secondo me la si sbloccherà con un episodio.
Ecco, Damiano, proprio da questo punto di vista può essere questa gara un banco di prova, no, per il Brindisi. Spesso abbiamo detto che dal punto di vista mentale, no, ci si aspettava qualcosa di più o nell'approccio, nella reazione, no, come abbiamo detto anche domenica dopo essere andati in svantaggio, un derby così è un'occasione importante anche da questo punto di vista. Sì, credo che indipendentemente dall'importanza della partita, questi punti pesano, peseranno, ma la squadra lo sa, ne è consapevole e sa che deve sicuramente approcciarsi alla gara in maniera nettamente propositiva. Anche la prossima, anche il derby che affronteremo poi a Fasano sarà importante. Credo che queste due partite siano da prendere con le giuste motivazioni, perché anche come diceva Gianluca, anche dal punto di vista dell'entusiasmo sicuramente la città ne trarrebbe enorme vantaggio e possiamo ottenere anche quello che ci aspettiamo in termini di numerici di spettatori. Siamo davvero in conclusione, io vi ricordo l'appuntamento domenica pomeriggio alle ore 15, stadio Franco Fanuzzi, la gara per l'undicesima giornata di campionato di Serie D Girone H tra Brindisi e Barletta. Antonio, noi ci vediamo domenica perché tu non sarai tra quelli che non seguiranno il Barletta Brindisi, perché sarai a fianco a me nella telecronaca che ricorderemo, trasmetteremo in differita sui canali di Antenna Sud. Ci vediamo domenica, Antonio, grazie. Ciao Davide, grazie a voi, a domenica. Grazie anche al vicepresidente del Brindisi, Damiano Pozzessere, per essere stato con noi, grazie come sempre per la disponibilità, grazie, e grazie al collega Gianluca Greco, e ovviamente grazie anche a Sebastiano Bufalo che ha curato la regia della trasmissione, e a tutti voi che avete avuto la voglia e la pazienza di seguirci. Passione Brindisi torna venerdì prossimo alle 21 in diretta su Antenna Sud Extra. Like who?